Il 29 maggio siamo venuti a vedere i famosi lavori di riqualificazione dell'area ludico-ricreativa del Giardino Lima, cioè i lavori della Giunta di Salvo. Hanno messo stamattina la terra, già ci sono passati a parte gli animali che non dovrebbero esserci, i cani così, ma come vedete si sprofonda perché giustamente non fanno la terra compattata, ma si sprofonda. E non solo, non è stato pulito nulla, perché se uno poi va a scavare si trovano ancora le tracce di plastica, di gomma, del tappetino. Vedete qua si sprofonda, si mette il piede, io sprofondo. Questa è la terra compattata, diciamo hanno fatto un vasetto perché c'è la commemorazione del colonnello Lima, ma il colonnello Lima andrebbe commemorato in ben altro modo, cioè curando il parco sempre. Ma non è che hanno fatto una pulizia prima, perché i pezzi di gomma del tappetino continuano a trovarsi. Ci buttano la terra sopra per nasconderli. Questo è il vasetto che viene preparato dal municipio perché c'è una commemorazione, ma la commemorazione sarebbe pulire il parco e mantenerlo sempre, non soltanto in occasione della ricorrenza della morte del colonnello Lima, perché questa è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, le prese per i fondelli, buttandoci qualche palata di terra sopra per far vedere che la terra adesso è pari alla piattaforma, ma è terra neanche compattata, buttata qui giusto per dire abbiamo fatto qualcosa. Vedete? Questa è la terra che mettono nel parco dove giocano i bambini. Complimenti. La gomma non è stata rimossa, ci hanno solo buttato la terra sopra. Questo non è il modo di lavorare, cioè nascondiamo i problemi, cioè un lavoro fatto, eseguito palesemente male con i pezzi di gomma sparpagliati per tutto il parco. Giustamente, che cosa facciamo? Invece di rimuoverli, quindi di pulire e lasciare del terreno pulito ai bambini, noi continuiamo a buttarci terra sopra così con la pala, ma neanche compattata, cioè neanche hanno avuto la dignità, la cosa di compattarla la terra, eccolo qua. Guarda, i pezzi di gomma e ci buttano la terra sopra, terra non compattata, quindi si sprofonda proprio col piede. Se uno ci cammina, ecco, questo è i lavori che vengono fatti, perché noi meritiamo questo, meritiamo di essere presi per i fondelli. Cioè è l'ennesima volta che si mette mano a quest'area ludica. Guardate, questo non è che sono stato io, questi sono impronte di cane, che non ci dovrebbero essere, per carità. Però questa dimostrazione di come vengono eseguiti i lavori. Cioè buttiamo così qualche palla di terra e il gioco è fatto per far vedere che è tutto a posto. Quando a posto non c'è niente, perché i bambini qua sprofondano, non è la terra che deve essere usata per un parco. Guardate le impronte degli animali, come fanno vedere come si sprofonda. Ma io stesso, se ci metto il piede, cioè si sprofonda, ma che lavori fanno? Ma che lavori vengono eseguiti? Presidente Di Salvo, vicepresidente Gregori, alla delega all'ambiente, ma dove siete? Ma volete venire a vedere i lavori che vengono eseguiti? Volete farvi un giro? Intanto vedrete probabilmente la commemorazione, fatevi un giro. Noi non meritiamo di essere presi per i fondelli. Questa è una grande presa per i fondelli.